Dopo tanta sfortuna, ora stai giocando con continuità, possiamo dire che sei vicino al 100% della forma? Sì, dai, mi sento meglio fisicamente, 100% non ancora, però periodo brutto alle spalle, quindi andiamo verso il sole. Quali sono gli errori da non ripetere col Siena rispetto all'ultima partita in casa col Carpi? Sì, la partita col Carpi l'abbiamo analizzata, abbiamo visto anche dei video, così siamo stati un po'... un po' lunghi, un po' meno aggressivi del solito delle altre partite in casa, per cui quello da non ripetere è lasciare il pallino in mano agli avversari, è aggredirli, dare intensità e poi ritrovare un po' di brillantezza, un po' di giocate che non abbiamo avuto. Cosa manca al Modena per fare il salto di qualità? Manca un po' di costanza e risultati. Noi abbiamo vissuto una fase in cui in casa vincevamo sempre. Trasferta ancora non abbiamo vinto, per cui inanellare qualche vittoria di fila, qualche risultato utile di fila. Si è visto il Latina che ha magari pareggiato un bel po' di partite, poi ha cominciato anche a vincere, insomma prendi morale a fare risultati, per cui questo ci manca. Grazie. Manca perché comunque anche quando... le cose andavano per il meglio, che era finché in casa si è vinto. Appunto, non si riusciva mai a dare due partite di fila, due vittorie. Quindi questo di fatto ci ha sempre tenuto in zone buone di classifica, ma per fare il salto che noi vogliamo fare, noi siamo sicuri di poter fare per la squadra che abbiamo, occorre avere lo stesso rendimento che abbiamo in casa anche in trasferta. Da centrocampista il Siena ha un centrocampo di altissima qualità che forse c'entra poco con la categoria. Sì, c'è ben poco da dire. Il Siena io la ritengo, secondo me, ai livelli delle squadre più forti, ai livelli del Palermo, una squadra che ha un grosso scheletro di Serie A, per cui massimo rispetto per loro, però è proprio contro queste squadre che è bello giocare, magari riusciremo ad esaltarci. Dei Modena che hai vissuto, che tipo di squadra ti sembra questa anche in relazione appunto a quelle degli altri anni? Che potenzialità ti sembra bene? Questa mi sembra, devo dire, la migliore delle squadre, anche perché ci sono tanti giovani, non sono le solite frasi, ma i giovani di quest'anno, Dudu lo sta dimostrando, Manfrin, insomma tutti, Rizzo, sono giovani veramente, veramente all'altezza e con un futuro davanti, secondo me, potenzialmente importante. Quindi questo Modena mi sembra abbia davvero delle carte in regola, ci credo ciecamente su questa cosa, per poter fare un buon campionato. Ora è un momento delicato perché abbiamo perso in casa, abbiamo pareggiato fuori, chiaramente dobbiamo, un punto delicato perché c'è una piccola svolta del nostro campionato, se riusciamo a riprendere la marcia in casa e magari cominciare a fare risultati fuori, andiamo incontro a un inizio anno, ci ripresenteremo il prossimo anno per il giro di ritorno in ottima posizione, poi possiamo solo migliorare, secondo me.